4 anni sul miglio, 8 in prima, 1 in seconda, in 9 Anna Maria Italia, Roberto Vecchione in Salchi, numero 6, la più gettonata. Molti ha seguito anche Anastasia con Federico Esposito, che facciamo i complimenti da parte del targato SM, vincitore del Bellei ieri a Montecatini. Buono l'allineamento, con cautela proprio Anastasia, va via la macchina. Aure Anna Maria, le prese per i birilli, prosegue la lieva di Vecchione, la Ready Cash, e va al comando. Le cavalle affrontano la piegata, Alteaz per linee esterne. Il lancio se ne va in 13.9. E siamo al completamento quasi della piegata. Rientra bene Anastasia, che supera Alteaz e gradatamente cerca di arrivare sulle prime. Quarto iniziale in 29.3. E davanti alle tribune all'Anna Maria guida liberamente nei confronti di Aurea GM con al Salchi Anastasia. Completamento dei 600 iniziali in 44.3, si viaggia da 1.14 e le cavalle affrontano la penultima curva con la Ready Cash affidata a Roberto Vecchione a fare andatura con al Salchi la leva di Esposito. Mezzo miglio in 59.9, le cavalle affrontano il penultimo rettilineo, non ci sono variazioni sostanziali, coda alzata per l'Anna Maria Italia che va a completare il chilometro in 1.14.8. Anastasia gravita sempre al suo Salchi, di dentro però richiesta molto Aurea, si elimina Di Nardo con la sua allieva. Curva finale, 400 alla meta, 14.1 e 29.3 quarti di miglia, prende vantaggio la Ready Cash, si accoda Esposito, ma ormai è in fuga Anna Maria Italia, retta d'arrivo, se ne va l'alfiere della targata Italia e passerella, viene via la grande Abracadabra Gar. E mentre Anna Maria parla un'altra lingua, Abracadabra Gar e buona seconda nei confronti di Anastasia. 1.58, 1.13.8, bella e conferma di questa elegante, importante, classica quasi, poiché la paternità è di Ready Cash della W Giovani Italia. E sappiamo chi è il proprietario, con Elert come allenatore. In Salchi finalmente vittorioso Roberto Vecchione, non tanto fortunato nelle sue apparizioni a Napoli in questo periodo. 2.27 la quota, bene bene ancora una gara, quella di Luongo. Anastasia fa quel che può, ma più di tanto secondo me e secondo gli altri non poteva fare di più. Linea allo studio.